Io ho rifatto con lei una gesti che facevo con mia madre, no? Un prete che si mette lì. Un po' mia madre aveva un tumore, perdeva le feci della vagina, mi toccava pulirlo, e giorni diceva che non voleva farsi toccare da nessuno che da te. Ieri dall'Elena l'ho portata, messa, mi dico stringimi qui che ti sposto, poi mi di là. C'era il marito lì, Sergio. E tu vedevi come il feriale, anche pulire, sedere, andare a prendere l'acqua, usare la spugna, può diventare una vera celebrazione. Cioè che il gesto, asciugare il sudore, la goccia che cade, avvicinarti col cucchiaino e dire dai bevi un goccio, io credo che sia molto importante. Il problema è di sentire che anche questa cosa diventa tenerezza. Ma credo che anche pulire il sedere all'altro diventa una grande cosa. Faccio sempre un esempio, che quando uno suona la chitarra, agli inizi si fa le vesciche. Se tu smetti, perché ti fa male, non suonerai mai la chitarra. Cioè, pensi sempre di trovare una brasiliana o una havaiana che non puzza, no? Che non ti fa venire le vesciche, ma dopo 3 giorni anche quella lì puzza. Per cui il feriale, questo che ti smonta, in qualche modo lo devi attraversare. Quando lo attraversi e fai il quadro, l'amore decolla. Io do spesso un'immagine, capisco che può sembrare blasfema, però, perché mi ritorna la storia di mio fratello. Mia mamma faceva la sarta, io dovevo cambiare, mio fratello è nato 10 anni dopo, mi toccava cambiare mio fratello con mia sorella, non c'era il pannolino, dai, fatto tutta la roba. Quando si andava nella casa dei vicini, a me sembrava che la merda dei figli degli altri puzzasse di più di quella di mio fratello. Dopo cresci e dici, lui è cane della tua carne, cioè alla fine, no? Non provi più di tanto. A questo punto ho capito che anche tra moglie e marito si potrebbe arrivare a un'intimità tale per cui non ti accorgi neanche più. Vuol dire che ormai uno ha sfondato il feriale. E la parte della resistenza, come noi tutti i giorni che camminiamo, noi facciamo delle sforzi incredibili, tutte le volte che alziamo le gambe, non ce ne rendiamo conto. Te ne rendi conto quando vai a correre sulla sabbia, quella mossa poi di più ancora, che fatica che si fa alzare le gambe. Ecco, il feriale trasfigurato è proprio questo, cioè quello che può sembrare resistenza così davvero diventa il luogo della trasfigurazione. Quando questo accade, gli sposi che l'hanno per. Allora qualche volta può essere utile, per esempio, il silenzio, la contemplazione, lo stare zitti. Non farsi sempre travolgere dalle cose da fare, e anche forse coi figli, cioè proprio avere anche degli spazi di silenzio. I primi due sposi, Alfredo e la Maria di Pesaro, avevo suggerito quell'epoca là che prima di andare a letto, anche coi figli, si poteva andare un po' in camera loro, pregare un po', e diventava un accoglimento molto forte. Poi crescono, quello che vuoi, però avere degli spazi di silenzio, di raccoglimento, non essere travolti né dalla fretta né dal rumore né dalle cose da fare. Ecco, potrebbe aiutare a trovare un margine di educazione. Volevo chiedere il legame tra questa celebrazione per l'ebbrezza dell'amore nel quotidiano e la celebrazione, la liturgia. Hai accennato adesso a preghiere. Ecco, sono due mondi separati, c'è. No, cioè io credo che non siano separati, no? Il buon cristiano, faccio i miei doveri, Ah, vado a messa e no, poi ecco, no. Però la prima c'è un cosa che ad esempio io ho legame. provato a fare in parrocchia, non faccio più, non so, per esempio un battesimo tipo di ieri l'altro, per fare un battesimo anche senza la messa è più o meno un'ora io impiego. E ho capito che e anche la messa più o meno 2 ore alla domenica, noi un po' ci si sta, dalle 11, 11 e un quarto finiamo verso l'una. Perché mi viene da dire no, e se una celebrazione non posso aver fretta, non posso aver fretta, e devo celebrare con decoro e calma, dico sempre alla mia gente, è come se anche la domenica dovessimo mangiare
come i giorni feriali dobbiamo mangiare un panino e andare via, ma non di sicuro. Posso capire i giorni che c'è pattinaggio, dobbiamo andare via, ok, ma se anche la domenica noi mangiamo in 7 minuti, allora viene da dire separiamoci, no? Allora ho capito che anche la liturgia ha bisogno del suo tempo, del suo spazio, della sua, ma non perché devi allungare il brodo, ma proprio come la voglia di gustare quello che stai celebrando e che deve essere la liturgia di tutti, no? Non so come dire. Poi dopo ogni parrocchia, ogni prete, mi viene da dire, nella cultura di oggi deve trovare la sua maniera. Né una cerimonia troppo così, né troppo forse esagerata, ma che ogni parrocchia, come ogni famiglia, trova la propria dimensione, io credo che sia importante trovare un ritmo, non so come dire, un ritmo. E che non è solo la partecipazione di chi legge, di chi porta le ampolline, è proprio una consapevolezza quella. Dopo in concreto non so come dopo ognuno di noi, di voi la vuole gestire, ecco, ci vorrebbe dopo richiamarlo in casa o richiamarlo qui, fare anche dei gesti particolari forse. Lo so, negli ultimi tempi, per noi alla domenica io chiedo chi vuole di rimanere a pranzo dopo la messa. Il mercoledì sera noi abbiamo la messa alle 9:15, chiedo di venire a cena alle 8. Sembra strano, è una cosa molto forte. Cioè il fatto stesso della cena insieme, che diventa anche un luogo di accoglienza, per esempio, di chi è spesso solo, qualche volta siamo 40, qualche volta 70, qualche volta 90, e ho chiesto ad alcune famiglie di sentirsi come a casa loro in parrocchia e di sentire come se foste padre e madre, che arriva tuo figlio, arriva l'altro figlio, ti porta l'altro amico, che all'improvviso abbiamo preparato per 10, siamo 40, ok, va bene uguale, poi in questa forma qui, credo che sia importante anche questo. E dopo la messa del mercoledì, dopo la cena, andiamo alla messa, alle 9:15, e finiamo quasi sempre verso le 11 della sera. Ecco, credo che anche questo potrebbe aiutare a intuire delle cose. Appunto. Soprattutto ti rendi conto di ti rendi conto, no? Quello che hai detto, cioè, no, proprio ieri dicevi in chiesa, quando il vescovo mi ha fatto fare pastorale familiare, io non ero prete, sentivo che era più imbarazzante pregare insieme che mettersi nudi e far l'amore. Perché imbarazza così tanto la preghiera, anche tra due che dicono che vi amate e che siete sposi? Provate a chiederlo. Perché vi imbarazza? Quando in realtà chi ce la fa sperimenta un'intimità incredibile che neanche l'avresti sognato. Chi riesce a pregare insieme fa un'enorme esperienza. Per certi versi, da certe frasi sentite anche degli sposi, il superiore è anche al rapporto sessuale. O comunque dopo che i due hanno pregato, diventa diverso persino la relazione sessuale. In questo testo qui, io per questo a volte sono un po', mi dico, ma chissà cosa la Chiesa ci abbia detto, non lo so, boh. Pensate che in San Tommaso d'Aquino c'è scritto che il rapporto sessuale è come una forma di battesimo per cui consacri l'altro. Noi, infatti io sono rimasto un po' sorpreso, cioè noi abbiamo creato una schizofrenia tra il mondo della carne e il mondo dello spirito. Diciamo che il verbo si è fatto carne, no? Oppure la frase che ha detto prima, ha detto i Romani, consacrate Cristo nei vostri cuori, nei vostri corpi. Noi abbiamo fatto una vera schizofrenia, ma in fondo tra pregare e far l'amore non ci dovrebbe essere molta differenza. Ma come io mi ricordo che qualche anno fa dicevo, in fondo tra pregare e andare al gabinetto, dov'è la differenza? Nessuna. Perché se faccio ciò che, usiamo la frase di Clemente Alessandrino, se faccio le cose secondo natura, c'è una domanda molto bella in Clemente Alessandrino, si può celebrare l'Eucarestia nella stessa stanza dove gli sposi
poco prima hanno fatto l'amore,